Baccalà alla marinara. Oggi faccio con voi questa ricetta buonissima. Iniziamo. E allora, dopo aver sciacquato per bene il baccalà e averlo pulito, vedete, io ho tolto la pelle non a tutto perché a me non dà fastidio, quindi la lascio. Lo vado a tagliare a pezzetti non molto grandi. Se volete potete fare i pezzetti anche molto più grandi, eh. Io solitamente in presenza di baccalà più grande faccio proprio dei bei pezzettoni. Adesso passo i pezzetti nella farina. Li volta infarinati tutti, tagliamo i pomodorini. Poi una volta tagliati i pomodorini, ritiriamo un po' di prezzemolo. Ok, a questo punto ci possiamo spostare sui fornelli. Ed in padella metto dell'olio extravergine d'oliva, ora metto i pezzetti di baccalà ed una volta messi tutti li faccio cuocere per 4-5 minuti, facendoli dorare su tutti i lati in modo da far sigillare le carni, quindi li girerò appunto su tutti i lati. Ecco qua. Adesso tolgo i pezzetti di baccalà e li metto momentaneamente in un piatto. Cercate di fare delicatamente, altrimenti, soprattutto se i pezzetti sono piccoli, vanno tutti a sfaldare. Ecco qui. Adesso nella padella sporca vado a mettere un goccio d'olio ancora, poi metto un peperoncino, questo è molto piccante, aggiungo gli spicchietti d'aglio e faccio rosolare. Benissimo, quando l'aglio sarà dorato togliamo tutto, quindi anche il peperoncino. Metto i pomodorini. Poi metto la passata di pomodoro. Abbasso un po' la fiamma. Metto le olive. Vedo delle belle olive miste. Poi metto i capperi. L'origano. Poi la mescolata. E poi faccio cuocere a fiamma media per una decina di minuti. Passati 10 minuti, facciamo un po' di spazio, mettiamo i pezzetti di baccalà ed una volta messi tutti, abbasso un po' la fiamma e senza toccarli, non mescolateli, altrimenti si disfano e non li troviamo più nella salsa di pomodoro. Con un cucchiaio però andiamo un po' a coprirli di salsa molto delicatamente e facciamo cuocere per 6-7 minuti. Ecco qua, fine cottura, spegniamo la fiamma, prezzemolo. E vado ad impiattare. Eccolo qui sopra, volendo ci mettiamo un giro d'olio a crudo. E allora vediamo un po'. Fate questa ricetta. Se avete qualche consiglio da darmi, scrivetelo qui sotto nei commenti. E se la fate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e come al solito vi auguro buon appetito.